Oggi abbiamo il piacere di avere il nostro ospite Guido Barbera, che è presidente dell'associazione Voglio Vivere, membro internazionale Raoul Follereau, fondatore e presidente dell'associazione Mediate e presidente del CIPSI, di cui poi ci parlerai un pochettino nel dettaglio per riuscire a capire che cosa fanno e che cosa sono queste associazioni. Direi di cominciare da qua. Parliamo un po' dell'associazione Voglio Vivere, di cui Va sei bene, presidente. volentieri. Innanzitutto grazie e un saluto a tutti quanti. Voglio Vivere è un'associazione italiana di solidarietà ed è nata su un'ispirazione di un personaggio che credo molti di noi si ricordano e non dimenticheranno, Raoul Follereau. Io vorrei citare una frase, anche perché ci inquadra bene in quello che è il contesto attuale. Finché ci sarà un bambino sulla terra che avrà fame, sete, freddo, nessuno di noi potrà continuare a dormire sonni tranquilli. Con questa frase credo che oggi molti di noi nella società debbano confrontarsi, perché viviamo in una situazione veramente, forse poco conosciuta ai tanti, ma veramente tragica. Una persona. Cioè un terzo delle persone della nostra umanità vive con 1 euro o meno di 1 euro al giorno. La metà della popolazione mondiale vive con meno di 2 euro al giorno. Credo che tutti noi, di fronte a queste cifre, capiscano già qual è la drammaticità della situazione di vita di molte popolazioni. E questo nell'indifferenza totale di molti paesi e soprattutto di molti governi, che parlano molto di solidarietà, di cooperazione, di aiuti, ma che traggono dalle relazioni internazionali anche molti profitti, molto di più di quello che si dà nella cooperazione. E questo è un grosso problema. Se non affrontiamo il rapporto con le popolazioni povere, con la povertà crescente in tutti i paesi, non solo nei paesi dell'Africa o del Sud, ma in tutti i paesi. Oggi la povertà è un fatto crescente a casa nostra. Il 27% circa delle famiglie italiane vive in una soglia di ormai vicinanza con la povertà. L'Europa è ormai presa in molte delle famiglie, in una percentuale sempre crescente, di povertà assoluta. Quindi la povertà non è più un qualche cosa che troviamo nei paesi lontani e che ci divide tra ricchi e poveri, è un qualche cosa che è presente in tutte le società, come la ricchezza. Abbiamo persone ricche che vivono nei paesi poveri e quindi anche in questi paesi c'è un dovere di solidarietà, di presenza nella solidarietà e nelle azioni da portare avanti. Non possiamo permetterci più, nessuno, di essere indifferenti non solo ai bambini, ma anche alle donne, agli anziani, agli ammalati, alle persone senza casa, alle persone senza lavoro, perché questo vuol dire vivere nella illegalità. Siamo ormai vicini ai 60 anni di approvazione della Carta dei diritti umani, una carta nella quale tutti i paesi del mondo si sono impegnati a difendere i diritti di tutti i cittadini, diritti quali l'alimentazione, la salute, il lavoro, la sanità, l'accesso all'acqua, eccetera. Questi diritti sono negati, quindi i nostri paesi, i nostri governi, le nostre popolazioni vivono in uno stato di illegalità. Dobbiamo mettere rimedio a tutto questo. Quindi che cos'è e come agisce la cooperazione internazionale? Perché se ne parla tanto di cooperazione internazionale, però credo che ci sia un pochettino di confusione, almeno nell'immaginario collettivo. Che cos'è esattamente? Ci puoi spiegare Ma chiaramente? vedi, non è facile parlare di cooperazione. Se noi guardiamo la cooperazione a livello storico, ripercorriamo nell'arco degli anni un'evoluzione del processo di cooperazione. Forse nell'opinione pubblica in genere siamo abituati a vivere la cooperazione come un aiuto verso chi è in difficoltà, aiutare le popolazioni povere, aiutare chi ha bisogno di cure, di educazione, di scuole, di centri ospedalieri, di sanità. Io non credo che ci si possa limitare oggi a concepire la cooperazione semplicemente come un trasferimento di risorse da chi ha a chi non ha. La cooperazione credo sia
oggi il costruire insieme una società che sia veramente una società civile, dove, diceva sempre Follerò, dove le persone si occupano di difendere gli interessi, non costruiscono civiltà, ma inciviltà. È la persona che deve essere al centro delle attenzioni. Quindi noi dobbiamo occuparci, di preoccuparci insieme dei problemi delle persone. E i problemi oggi di queste persone, delle nostre persone, delle nostre famiglie, è occuparci del fatto di poter andare a scuola, di poter accedere all'acqua, di poter avere l'adeguata alimentazione, di poter avere un medico e le cure necessarie quando c'è bisogno. Ed è difficile parlare alla popolazione oggi, ai cittadini, della necessità di aiutare i bambini in Africa o le donne nel sud-est asiatico o in altri paesi, quando dobbiamo fare file di mesi e mesi per poter accedere alla sanità nei nostri paesi, quando nella nostra scuola dobbiamo pagare per poter mandare a scuola i bambini, i nostri figli, e i costi sono elevatissimi. Quindi è naturale che nella nostra società civile, nelle popolazioni, si dica: beh, prima di occuparci di chi è lontano, occupiamoci di chi è vicino. Ma il problema non è così tra lontano e vicino. Il problema è appunto di rispetto dei diritti. Quando ci si ritrova a vedere i nostri diritti negati, calpestati, quando ci si trova nella impossibilità di arrivare a fine mese, cresce il malcontento, cresce da noi, come lo stiamo vivendo ultimamente, ma cresce anche in quei paesi dove si dice si è quasi abituati a convivere con la povertà. E questa crescita di malcontento che cosa porta? Porta alle tensioni sociali che sfociano nei conflitti, alle guerre. Ma allora è tardi pensare di poter intervenire con la forza, con gli eserciti, con le armi. La cooperazione è la miglior arma per prevenire i conflitti. E l'errore politico, strategico più grande è quello di finanziare invece le guerre, invece di finanziare la cooperazione, che eviterebbero guerre, morti, violenze, tensioni sociali, terrorismo, insicurezza. Quindi cooperazione non come buonismo, come era intesa nel passato, se non ho capito male, ma come partecipazione attiva e come offerta di alternative costruttive per l'evoluzione, non soltanto di quella singola situazione, ma del pianeta. Quindi la vera globalizzazione, ho capito bene? Sicuramente. Cooperazione io credo oggi sia soprattutto relazione internazionale e politica. Cooperazione vuol dire far politica. Il problema è che oggi non facciamo più politica. Oggi i cittadini sono disinteressati dalla politica e i politici fanno interessi, non politica. Perché il concetto di politica è quello di provvedere a trovare delle soluzioni ai bisogni delle popolazioni, ai bisogni delle persone. Oggi non è questo il problema dei politici e dei governi. Il problema dei politici e dei governi è quello di difendere gli interessi economici, commerciali. Oggi noi viviamo in un vuoto di potere politico e in un rapporto internazionale dove la finanza e il commercio dettano le regole dei rapporti internazionali. E questo sicuramente, come diceva Follerò, sono interessi che portano all'inciviltà, non alla civiltà. Sì, quando l'unico obiettivo è il profitto, no, in questa sorta di globalizzazione neoliberista, come viene definita dai più, effettivamente si fa un pochettino fatica, si perde di vista l'essere umano. Forse noi dobbiamo recuperare l'essere umano e i suoi bisogni. Sicuramente. Potremmo sintetizzare un po' le grandi filosofie internazionali oggi della Banca Mondiale, del Fondo Monetario, nel dire dobbiamo avere per poter aiutare gli altri. Ma se io devo avere di più per aiutare gli altri, è chiaro che quell'avere di più lo devo togliere a qualcuno, certo, che avrà sempre di meno. E tutti capiscono semplicemente che quello che io riesco ad avere in più, oltre che averlo tolto ad altri che hanno di meno, non lo ridistribuisco completamente. E quindi avremmo un divario, come abbiamo, sempre più grandi tra una fetta di popolazione sempre più povera e pochi ricchi che controllano i meccanismi e le relazioni internazionali, creando povertà, creando tensioni, creando guerre. Questo controllo,
In che modo? Il controllo mediatico, tu come lo vivi in questo ambito, visto che hai parlato di controllo dei pochi sui più? Ma io credo che questo controllo debba essere assunto da parte della comunità internazionale. È un ruolo di responsabilità che noi cittadini dobbiamo avere. E credo che in questo Raoul Folero sia stato effettivamente un grande maestro, un grande comunicatore, ma un comunicatore di valori, non di interessi come certi comunicatori attuali. Un comunicatore di grandi valori nel momento in cui, già negli anni 60-70, seppe portare alle Nazioni Unite, ma a coinvolgere i giovani in primo luogo e i cittadini, ogni persona, direi di tutti i paesi del mondo, perché ha fatto 32 volte il giro del mondo per andare a scovare i malati di lebbra nei posti più nascosti, le grandi tematiche delle relazioni internazionali, della politica internazionale, chiedendo attenzione ai potenti, ma anche partecipazione ai giovani e ai cittadini nel risolvere questi problemi. È una responsabilità che non possiamo delegare. La società civile deve essere costruita tutti quanti insieme nelle varie responsabilità. È chiaro che il cittadino ha una responsabilità di un certo tipo, il capo di Stato o di governo ne ha un'altra, ma ognuno di noi ce l'ha. La nostra assenza da questo scenario è un vuoto che altri non possono sopperire. Del resto la partecipazione, a mio avviso, deve essere supportata dal passaggio di informazioni, dalla cognizione. Questo è quello che un pochettino manca, per quello facevo riferimento al potere mediatico, cioè si è creata questa frattura tra chi detiene il potere dell'informazione e chi ne è usufruitore, quindi si sente un po' in qualche modo scaricato dal peso della responsabilità, come se la responsabilità fosse un peso e non uno strumento per conquistarsi la libertà. Quindi forse il nostro dovere è quello di passare informazioni. Sicuramente il ruolo dei mezzi di comunicazione, dell'informazione oggi è determinante nella nostra società. Non a caso nei prossimi giorni, il 10 marzo, sarà celebrata una giornata in Italia per la comunicazione sulla pace e sulla solidarietà, in particolare verso l'Africa, ma a livello internazionale, proprio per richiamare una responsabilità dei mezzi di comunicazione su queste tematiche. Una responsabilità che va ben oltre dal semplice trasmettere informazione, ma direi che deve mirare a costruire opinione e cultura su queste tematiche, non solo presentando casi positivi. È ora di smetterla di portare in televisione solamente la cronaca nera o solamente personaggi che sono del tutto incoerenti con la costruzione di una società civile. Personalmente sono rimasto soddisfatto, almeno delle giustificazioni ufficiali date dalla RAI, che non ha portato al Festival di Sanremo Schwarzenegger come ospite, perché sarebbe assurdo continuare non solo a portare ma anche a pagare le spese a personaggi che continuano a difendere e a condannare o a permettere la condanna a morte di cittadini. Difendere la vita è una responsabilità di tutti quanti, compresi i mezzi di comunicazione che devono fare cultura e devono anche essere coerenti con questi strumenti. Io direi che in quest'ottica anche le imprese, le società che utilizzano i canali di informazioni, televisivi, radiofonici, la carta stampata per fare pubblicità, dovrebbero, se vogliono veramente sviluppare un discorso di eticità, di responsabilità sociale e di coerenza, rifiutare di mettere la loro pubblicità su certi mezzi di comunicazione che non sono che sono incoerenti su questi principi. Quindi un'eticità anche nella pubblicità, se vogliamo essere veramente costruttori di pace e di solidarietà. Anche perché questo credo darebbe poi, offrirebbe il benessere a tutti noi. Il benessere dal punto di vista economico, il benessere, cioè questa armonia
tra quelle che sono le necessità del corpo, della mente, dello spirito, perché poi bisogna parlare di benessere in termini un pochettino più ampi di quelli che invece è la concezione comune passata, no, dal sistema mediatico. Il benessere è il profitto, è l'avere, il possedere. In realtà noi non siamo ciò che possediamo, forse siamo qualche cosettina di più. Cosa sicuramente dici? Marzo dello scorso anno, durante una riunione del direttorio dell'Unione Internazionale Folero nel Mali, ero in visita in alcuni villaggi dei Dogon, e con me c'erano delle persone che per la prima volta erano in Africa ed erano stupite nel vedere il sorriso dei bambini che giocavano nei villaggi. Non c'è nessuno dei nostri bambini che passa le giornate giocando ai videogiochi, tra la tecnologia attuale, tra le montagne di cose che ha oggi qualunque nostro bambino, che ha quel sorriso. Ed è un qualche cosa che nella povertà di quei bambini, di quei villaggi, invece troviamo. È una dimensione proprio di vita completamente diversa. Non è la ricchezza, non è il materialismo che porta la serenità, la tranquillità, la felicità nelle persone. Ci sono dei valori molto più grandi ed è per questo che credo che oggi l'Africa in primo luogo, ma soprattutto tutti i paesi del sud, in particolare i paesi cosiddetti in via di sviluppo, più poveri, abbiano molto da insegnarci. E da insegnare al nostro modello di sviluppo. È difficile oggi continuare, è impossibile direi oggi continuare a parlare di cooperazione allo sviluppo, facendo riferimento a dei modelli di sviluppo che sono totalmente insostenibili. Anche perché si parte dal concetto che vi è una civiltà superiore, che è quella tecnologicamente avanzata, che si contrappone, cerca di insegnare ad una civiltà inferiore, bypassando completamente quelle che sono le radici di quella che è considerata la civiltà inferiore, che sono radici anche molto profonde. Sicuramente. Queste sono alla base della stessa civiltà, come la intendiamo noi. Sicuramente, sono valori, radici che, ripeto, hanno molto da insegnarci e molto da ridonare, da donare, da riportare alla nostra società attuale. Questo è il fascino che si respira, che comunque che ci dà l'Africa, che ci dona l'Africa. Chi ha la fortuna di poter lavorare in Africa poi sempre torna a casa arricchito, no? Come per magia, ci sarà una motivazione. Sicuramente, io ho avuto la fortuna di girare molti paesi in tutti i continenti, ma dall'Africa veramente c'è questo ricordo, questo fascino, questa ricchezza che si porta dentro, e c'è molto da imparare per tutti. Dunque, parlavamo dell'associazione Voglio Vivere, hai parlato di Ralph Folero, che era un grandissimo personaggio, rimane ancora assolutamente vivo, no, dentro di noi. E si parlava di lebbra. Secondo te viene vissuta un po' come un qualche cosa di superato, no, dalla opinione? La lebbra in fondo è una malattia del secolo scorso. Ne vale ancora la pena parlarne di lebbra, di questa malattia? Esiste ancora? Sicuramente vale la pena parlarne, non solo come malattia, ma anche come simbolo dell'emarginazione, della sofferenza e della povertà. La lebbra esiste come malattia, probabilmente è una malattia potenzialmente ancora in espansione, perché il grosso problema di fondo qual è? È un'altra malattia, è la povertà. È la povertà la vera malattia, è la vera malattia verso la quale dobbiamo dirigere tutti i nostri sforzi. La lebbra, come altre malattie più recenti, l'AIDS per citarne una, sono conseguenze di questa situazione verso le quali dobbiamo intervenire scientificamente, dobbiamo intervenire con gli aiuti e con gli strumenti necessari. Ma fin tanto che non affrontiamo il problema di tutte le lebbre, come diceva Folero,
tutte quelle situazioni che creano e che portano alla lebbra, noi non risolveremo né il problema della lebbra, né il problema dell'AIDS, né il problema dell'influenza aviaria, della SARS e di tante altre malattie che continuano via via a svilupparsi anche nella nostra società civile e nella nostra società attuale. Quindi il problema di fondo è quello di ritrovare il rispetto di quei diritti fondamentali di ogni persona che citavo all'inizio e per i quali Follerossi è battuto costantemente per tutta la sua vita. Celebrare la giornata mondiale dei malati di lebbra ogni anno a gennaio direi che è un momento essenziale, doveroso, per ricordare a tutti i cittadini, ma a partire anche dai governi, dalle istituzioni e dai responsabili, che è necessario invertire la rotta se vogliamo costruire civiltà. È necessario ripartire dalla valorizzazione, dalla centralità dell'essere umano, della persona, nel rispettare i diritti della persona e quindi nel rispondere ai vari bisogni di queste persone. Non possiamo limitarci, come è stato fatto all'inizio di questo millennio, ad approvare degli grandi obiettivi, gli 8 obiettivi del millennio che sono stati approvati dalle Nazioni Unite per ridurre la povertà del 50% entro il 2015, per far fronte all'AIDS, al problema dell'acqua, eccetera. Nessuno di noi ha il diritto di dire che metà possono essere affrontati come problemi e quindi metà persone possono essere aiutate e le altre no. Chi può alzarsi al mattino e dire aiuto una persona e l'altra non l'aiuto? Non credo sia possibile per nessuno. E tra l'altro non è nemmeno una tappa di percorso, perché chiaramente con gli andamenti attuali degli stanziamenti di risorse è già chiaro che questi obiettivi verranno raggiunti non prima del 2150, non del 2015. E nel frattempo, nel 2015, ce lo confermava l'altro giorno il direttore generale della FAO, avremo altri 100 milioni di persone colpite dalla fame, in più di quelli già esistenti. Quindi c'è un aggravio della povertà nel mondo. Non stiamo risolvendo i problemi della povertà con l'attuale modo di fare cooperazione. Soprattutto in Italia, poi, dove la cooperazione italiana, almeno quella pubblica, è in forte diminuzione, con degli stanziamenti che ci hanno portati ad essere l'ultimo paese al mondo nell'aiuto pubblico allo sviluppo, con lo 0,11 del nostro prodotto interno lordo destinato rispetto agli impegni che in quest'anno dovrebbero avere verso lo 0,27-0,29%. Ma, impegni totalmente disattesi dal nostro governo, impegni che sono ancora di minima rispetto a tanti altri paesi, soprattutto nel nord Europa, dove si è già arrivati allo 0,80, 0,90, 0,97 per la Norvegia nella destinazione delle risorse per l'aiuto pubblico allo sviluppo. Forse bisognerebbe fare capire che e la malattia e la povertà non sono fatti privati, ma sono fatti che appartengono alla ragnatela dell'umanità e quindi forse sensibilizzando la gente attraverso il passaggio di informazioni, cosa che credo che le associazioni, no? tentino di fare, in particolare le grosse reti come quelle che presiedi tu, vedi Mediate, vedi Voglio Vivere, vedi il CIPSI, di cui spero che in altra occasione, visto che il tempo c'è un po' tiranno, avremo modo di rincontrarci e di parlare un pochettino più nel dettaglio, perché sono organizzazioni estremamente interessanti e degne di essere conosciute nel dettaglio. Credo che questo sia il ruolo fondamentale, no? Sicuramente, Voglio Vivere, per portare avanti il messaggio di Follerot, non solo ha scelto di essere in rete con le altre associazioni create dallo stesso Follerot o sul messaggio di Follerot in tanti paesi del mondo, a partire da quelli africani, ma ha scelto anche di essere in rete con il CIPSI, che è un coordinamento di 36 associazioni italiane che si occupano di solidarietà,
e di altre reti internazionali, proprio perché dobbiamo creare, quello che dicevo prima, questa partecipazione responsabile della società civile. Per fare questo dobbiamo portare informazione, giustamente, e dobbiamo creare cultura, perché dobbiamo comprendere oggi che i nostri problemi sono legati a quelli, ai problemi lontani. Il piccolo villaggio globale, come viene definito oggi il nostro pianeta, è una realtà in cui dobbiamo confrontarci con la vita quotidiana degli altri popoli, con le relazioni internazionali, per trovare un cammino comune, un cammino che sia rispettoso dei diritti, che sia rispettoso dell'ambiente, che sia rispettoso delle piccole e delle grandi cose. Perché veramente la nostra vita è legata a quella degli altri e il futuro dei nostri figli non è un qualche cosa che possiamo costruire nel nostro appartamento o nel nostro villaggio comune, è un qualche cosa oggi che viene determinato dalle politiche internazionali. I rischi che corriamo di terrorismo, di attentati, di povertà crescente nelle nostre comunità e nelle nostre città, sono rischi che derivano proprio dalle relazioni internazionali, dai rapporti con gli altri popoli, con le altre culture, con le altre storie, che oggi sono presenti nella nostra comunità, non solo fisicamente tramite gli immigrati, che sono una ricchezza nella loro diversità, non sono un rischio. I buoni e i cattivi non sono divisi da religioni o da razze o da storie. I buoni e i cattivi ci sono dappertutto, nelle nostre culture, nelle nostre famiglie, nelle nostre popolazioni, come nelle altre. Quindi sono problematiche che dobbiamo confrontare insieme e dobbiamo mettere in relazione per creare quella serenità e quella così tranquillità anche di vita che nasce comunque sempre dalla garanzia che il diritto alla vita e i diritti fondamentali di ogni persona possano, assieme alla dignità, direi, delle persone, essere sempre rispettati ed essere sempre al primo posto. Siamo costretti a concludere perché appunto il tempo ci è tiranno, ringraziamo tantissimo Guido Barbera perché è veramente un piacere parlare con te, spero che ci saranno altre occasioni. Volentieri.